Dopo gli anni bui della mia vita, dopo i 18, in questa retorica ci sono perduto anch'io. Non ci ho mai messo niente di volontario, ma purtroppo allo stato delle cose il mio sentire era questo. In quel periodo avevo circa 3 o 4 relazioni all'anno e non mi sono mai fidato con nessuna. Non mi sono neanche mai fidanzato con nessuna. Ma questo lo mettevo in chiaro fin dall'inizio. Però alla fine dell'anno, per piacere narcisista di fare i conti su quante ragazze mi ero ripassato, l'ho assecondato. Io ero figo nella mia cerchia, perché quando un maschio cucca parecchio è un macio latino. Invece quando si parlava di qualche ragazza che cambiava frequentemente partner, era sempre la zoppa. Anche le ragazze mi vedevano figo, perché c'era quel gusto masochistico da parte loro di pensare: io saprei redimerlo. Avevo la cultura che a 47 anni, forti sofferenze. Mia moglie ed io abbiamo aspettato in casa per 2 anni di nascosto una signora violentata dal cognato che la perseguita. La vita è al 90% manutenzione. Sì, occuparsi di sé, delle persone che si amano, del mondo, la politica. Fare politica per le donne che hanno scelto di dirsi femministe è stato anche questo. Manutenzione, perché prima, durante, dopo la rivoluzione è necessario rassettare per creare agio, spazio e benessere. Che cerca la bontà oltre il controllo. A condividere la mia paura e la mia vergogna e da raccogliere altri uomini affinché facciano lo stesso. Possa io smettere di far finta di nulla e aprire le parti di me che sono stato a lungo addormentato. Possa io apprezzare, rispettare e amare mia madre.